Salve, mi chiamo Natalia Veselishina e vi devo confessare una cosa. So che non ci crederete, ma è tutta la vita che io sono russa. Non pretendo che sappiate dire il mio nome, Natalia Veselishina. Pretendo che ridete, perché se non ridete, Putin si riprende tutti i soldi che ha prestato a Salvini. Pensate che abbiamo dimenticato? No. Dai, scherzo, non è vero. Non succederà mai. Che non ridete. Sono venuta in Italia per lavorare e ho notato che la gente ride quando io parlo. Ed io ho deciso di farla comica. Qui in Italia, se qualcuno sa fare qualcosa, lo mettete subito a fare qualcos'altro. Una fa la suora, la mettete a fare cantante. Uno fa pornstar, lo mettete a vendere le patatine. Uno vende le bibite, lo mettete a fare il ministro. Spesso un comico parla di suoi difetti personali. Per me è impossibile parlare di questo tema, perché io, come si vede, i difetti non ce l'ho. Sono una donna e bionda. Sono il prossimo passo avanti di evoluzione. Anzi, sono il prossimo salto avanti dell'evoluzione. Io sì che ho imparato bene di sopravvivere. Io personalmente sopravvivo di prosecco, macchine cabriolet e smalto semipermanente. Non mi va neanche parlare di politica, perché nella cultura russa non si fa. Probabilmente perché la nostra situazione politica assomiglia un po' ad un matrimonio dove il marito non è geloso perché ha installato in tutta la casa le telecamere nascoste. E la moglie non è gelosa perché è scema. Ma forse è bene parlare delle donne russe? Per voi donne dell'est siamo tutti uguali. Facciamo tutti quanti quel lavoro lì, vero? Il lavoro che nessuno vuole fare. Però siete contenti che ci siamo. Perché altrimenti non sapete come gestirlo in famiglia. Siamo tutti badanti per voi. E se io voglio fare qualcos'altro? Se voglio fare la... Scusate, ho dimenticato, sono una donna e non posso dirle parolacce. E se io voglio fare qualcos'altro? Se voglio fare... Ma qual è il problema? In film se ci sono... Sono russe o comunque dell'est. Ma perché? Voi, prima della caduta del muro, durante la guerra fredda, come lo facevate senza di noi? Pensateci, solo i James Bond andavano con le russe. E voi facevate tutto a mano? Era un periodo di autoterapia manuale, eh? Tante di voi fanno ancora da soli? Ovviamente sì, lo faranno anche oggi. Magari pensando ad una russa. Ma sappiamo tutti che c'erano le puttane prima di noi. In ogni paese c'era una che faceva la puttana. Ci sono anche ora. Cari puttane, se mi state guardando, mettetemi un like. Non c'è niente di vergognoso, perché prima erano le muse, le donne ideali. I cantautori italiani andavano da puttane per trovare ispirazione. Un grande esempio, Fabrizio De André. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Alle puttane! Dedicavano le canzoni, le poesie. E poi i tempi sono cambiati. Infatti il figlio di De André non è mai diventato così famoso come papà. Lui può tranquillamente dire... Russe le hanno rovinato la carriera. Ma torniamo a quello che stavo dicendo. È da poco che lo faccio, la comica. Ma per ogni mia esibizione scelgo con attenzione l'aria. Io so che al pubblico piace la comicità che fa riflettere. A una parte di voi piacerà anche se non faccio ridere. Se è così, mettimi un like. Purtroppo ci sono anche donne e gay. Devo dare attenzione anche a voi. Pensate, che contraddizione. Va contro tutto quello che mi hanno insegnato in Russia. Credo che adesso anche a voi è chiaro perché io vorrei farla comica. Grazie a me siete diventati un pochino più evolute anche voi. È ovvio, sono una russa e lo faccio per vincere. Per vincere contro gli stereotipi falsi e banali. Basta dire che per sposare una russa servono i soldi. Non è vero. Si dice in Italia che per conquistare una donna la devi far ridere. Non da nudi però. E magari anche con le russe non servono i soldi. Magari basta soltanto la cittadinanza italiana. Passiva e desiderio.